C'era il nightclub di Riccione, finito al centro dell'inchiesta Mirror, che ha svelato una contesa tra due gruppi mafiosi utilizzato per il riciclo del denaro sporco. C'era una pizzeria, Bella Reggia Marina, impiegata per mascherare i proventi dell'usura. E poi ex centri scommesse, hotel, appartamenti, tutti appartenuti alla criminalità organizzata che opera nella provincia di Rimini. Non è assolutamente un'area immune dalla presenza delle mafie e questo si viene confermato anche da condanne definitive emesse dai tribunali di Rimini, dei tribunali della nostra regione, circa la presenza stanziale delle mafie in questo territorio. All'interno del ciclo di incontri anticorpi organizzato dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini, gli studenti del liceo Volta Fellini di Riccione hanno partecipato a un tour dei beni confiscati alle mafie. Anticorpi era un mantra che fino a qualche anno fa veniva utilizzato spesso, insomma, come giustificazione, come mantra, dicevo, dagli amministratori locali che non volevano vedere la presenza delle mafie e oggi sono, come dire, smentiti dai fatti. Il sequestro e la confisca dei beni sono uno strumento fondamentale per il contrasto alle organizzazioni criminali, alle mafie, non solamente perché consentono, come dire, di creare ricchezza dove prima non c'era o comunque era nelle mani delle mafie, ma soprattutto forniscono un messaggio importante, danno un segnale della presenza dello Stato laddove prima appunto lo Stato era assente.